show blues e con te io ma gioca un minuto e 20 secondi il ritardo del gruppo. Sono un minuto e 20 secondi il ritardo del gruppo. Lo chiederei complesse nulla. Ragazza molto graziosa che è in partenza per un progetto molto importante e molto ambizioso. Innanzitutto benvenuta, di cosa si tratta? Buongiorno, sono Giuliana Puri e prossimo luglio partirò da Napoli per andare in giro del mondo con amici. Sarò la prima donna a fare questa impresa. Il progetto devo fare almeno 200 km al giorno. Insomma, costruttrice di biciclette Schiano, mostriamo qui il marchio delle loro industrie. Allora, Mario, innanzitutto parliamo un po' velocemente di questa 77esima edizione della Coppa Caivano, no? Una bella esperienza da 102 anni, non potevate mancare voi con le vostre biciclette, cioè avete sicuramente anche dei corridori, no? Dei partecipanti a questa manifestazione. Buongiorno, siamo appena alla metà della corsa che si sta disputando noi oggi e vediamo appunto che già un nostro corridore sta portando un ottimo risultato, infatti è in testa, e speriamo appunto che riesca proprio a mantenere fino alla fine questa posizione che sta occupando. Passiamo invece a parlare di un progetto particolare, no? Con noi è Giuliana con pronuncia Giuliana Buring, che 6 mesi fa ci siamo conosciuti e lei ci ha chiesto appunto di partecipare ad un suo progetto molto importante. Il giro del mondo, no? Il giro del mondo in bicicletta. Lei, che non è una ciclista assolutamente, da 6 mesi ha voluto scegliere proprio la bicicletta come mezzo che la porterà in giro per il mondo per un'esperienza molto particolare, quella appunto di portare avanti i diritti per i bambini. E quindi quale mezzo migliore della bicicletta e quale prima esperienza, quella che sarà la prima donna in assoluto a fare il giro del mondo in bicicletta. Passiamo un po' la parola proprio a Giuliana. Giuliana, perché questa voglia, no, di girare il mondo in bicicletta? Soprattutto... Bella domanda. Perché no? Per me è un'esperienza bellissima, anche perché ho bisogno anche raccogliere i fondi e come si dice? Riconoscenza di bambini, di minori in gruppi estremisti e isolati. È una cosa molto importante per me e quindi voglio fare questo per loro, ma anche perché voglio essere la prima donna a fare Guinness World Record per andare in giro del mondo, perché non c'è una donna che ha fatto ancora. Parlaci un po' di Giuliana, quanti anni hai, da dove vieni, dove vivi? Ho 31 anni e sono nata in Grecia e cresciuto in tutto il mondo, Asia, Africa, più di 30 paesi, e quindi sono
abbastanza internazionale, non so di dove sono. Bene, sei cittadina del mondo, no? Come, sì, perfetto. Come siamo tutti noi. Noi innanzitutto ti ringraziamo per aver scelto una bicicletta, insomma, che viene costruita nei nostri territori, quindi dell'area nord di Napoli. La famiglia Schiano, insomma, costruisce biciclette che sono famose in tutta Italia e nel mondo, ovviamente. E, però, insomma, siamo onorati che questo giro del mondo su una bicicletta per la donna, per la prima donna, no? che sì, farà questa esperienza, lo farà proprio su una bicicletta che viene costruita nei nostri territori. Da dove partirai e quando partirai? Partirò da Piazza Plebiscito a Napoli e devo anche tornare a Piazza Plebiscito, devo circumnavigare in totale 29.000 km, quindi voglio fare più o meno 200-220 km al giorno. E da Napoli dove? Qual è da Napoli la prima vado città? Al nord, sì. Roma, tutta Italia, e quindi dopo Italia faccio la Francia, Spagna, Portogallo, poi prendo un aereo e fare tutta America, e dopo America Nuova Zelanda, tutta l'Australia, Asia faccio Malaysia, Thailandia e India, e poi arrivo fino a Turchia e faccio tutta l'Europa, Grecia, Macedonia, in totale 19 paesi, 4 continenti, e torno a Napoli. Va bene, passiamo la parola di nuovo a Mario per parlare di questa esperienza, no? Perché hai voluto sostenere questa giovane e bella ragazza? Vabbè, innanzitutto al di là della bellezza di Giuliana è proprio il progetto che sta portando avanti, un progetto molto importante che riguarda principalmente i bambini in tutto il mondo e appunto per... Lei parlava di raccolta fondi, forse allora, tu una insomma che fondi... conosci meglio la lingua di lei puoi spiegarlo meglio. Allora, una raccolta fondi, infatti, proprio questo qui, il fatto di essere la prima donna che gira il mondo in bicicletta proprio per riuscire a raggiungere pure il Guinness dei primati come percorrenza e come tempo nella realizzazione del progetto, deve essere un messaggio forte dove porterà la visibilità di Giuliana e quindi automaticamente la causa che Giuliana sta portando avanti, cioè quella di creare una fondazione, una casa dove si riescono a raccogliere dei fondi che dovranno servire proprio per i bambini. Per aiutare i bambini che hanno bisogno di un progetto sociale di volontariato. Perfetto. Benissimo, ringraziamo Mario Schiano, ringraziamo Giuliana, facciamo il nostro in bocca al lupo, no, per questo giro del mondo e ti aspettiamo al ritorno. Grazie. Blues e tutte i orna già cantan, perché sono state zitte un momento mi sfuga. Sono volgare e so che nella vita suonerò, per chi viene complesse non ne voglio.